Lais, avvocato. Prometto di essere velocissimo, visto appunto i tempi abbastanza ristretti. No, che c'è. Io faccio l'avvocato, appunto, però qui abbiamo parlato molto spesso, anzi, mi sembrava da quando sono arrivato io, soltanto di norme. A me mi preme, sia come ciclista, ma come pedone, come automobilista, che siamo un po' tutti questi, di invito appunto chi è presente a portare avanti anche una politica sulla cultura partendo dal basso, su insegnare appunto io andavo a scuola in bicicletta qui a Roma quando avevo 10 anni, adesso i bambini vanno a scuola, i ragazzini a 14 anni vanno a scuola con la macchinetta, e secondo me è un concetto estremamente sbagliato, cioè la cultura dobbiamo partire dal basso, noi come movimento ciclistico che stiamo portando avanti diciamo delle organizzazioni che esempio il back to school, cioè portiamo i bambini a scuola in bicicletta, purtroppo è un evento che viene svolto o due volte al mese, una volta al mese, a noi piacerebbe che tutti i giorni il bambino va, dice mamma andiamo in bicicletta, perché poi spesso le scuole sono attaccate a casa perché sono sempre in zona, almeno in una città come Roma, chi abita in Prati avrà il diritto alla scuola pubblica in zona Prati e viceversa. Quindi appunto l'invito è sono velocissimo di sì, giustissimo, 100% super a favore dell'omicidio stradale, sulle pene, sul controllo, però e a me come utente debole della strada, ma come utente, una volta che mi hanno ucciso, se il mio assassino va in galera, mi interessa sicuramente nei confronti come giustizia civile, però a me la vita non me la dà nessuno, quindi io sono più dell'idea di partire dalla cultura, da un presupposto che cioè la strada è di tutti, dobbiamo stare attenti a tutti, perché un giorno come vengo io vestito per essere vestito tu, quindi partiamo dalla cultura dal basso, dalle scuole, da come magari già quando andavo a scuola io l'educazione civica stava nel programma ma non esisteva per vero e proprio, adesso non esista proprio più, quindi appunto partiamo dal basso, diamo la cultura della sicurezza statale, del rispetto statale dell'utente debole, come ciclista ad esempio io frequento spesso Reggio Emilia per questioni sentimentali, a Reggio Emilia per quanto riguarda la mobilità ciclistica sono fatti dei grandissimi passi in avanti con una cosa molto semplice, sia le corsie ciclabili che non è altro che tirare una riga a fianco alla strada con disegno della bicicletta, però che dà la percezione all'automobilista che ci può essere un ciclista, che ci può essere un utente, e quindi appunto o gli attraversamenti pedonali rialzati, quindi appunto io parto più dal presupposto, nonostante faccio l'avvocato e quindi posso amare le norme e l'applicazione delle stesse, però mi preme in questo momento spingere una questione sulla cultura dal basso e anche comunque la cultura di noi stessi, ormai non siamo andati più a scuola ma che abbiamo la nostra età, e quindi attraverso delle campagne di promozione, anche di incentivo, non lo so, come mobility manager all'interno delle grandi aziende, o dare un premio a quelle scuole più virtuose che organizzano i bicibus oppure i pedibus, che è una cosa ancora più semplice, cioè la maestra cammina intorno alla zona e ad ogni portone si ferma e prende il bambino impara a attraversare la strada, la cultura delle strade, così togliamo anche le macchine dalle strade e viceversa, quindi appunto chiudo, sono velocissimo, due minuti e mezzo, l'associazione Vivi in Città, l'associazione Vivi in Città, due minuti, salutiamo Arturo Manera dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia perché è molto attivo. Manera,